Adesso invece andiamo a Boston per conoscere Sara Colombo, ricercatrice italiana della Northeastern University, il servizio di Stefano Sarimbeni. Appena è iniziato il lockdown in Italia, noi lo stavamo vivendo da lontano, quindi da qui, da Boston, ma ci siamo subito resi conto che la situazione chiaramente era grave, ma oltre ad essere grave dal punto di vista sanitario poteva avere delle conseguenze a livello sociale. E quindi mi sono inventata, con l'aiuto di Paolo Ciuccarelli, che è il direttore del Center for Design, mio collega, una piattaforma in cui raccogliere idee che potessero creare delle soluzioni. Nasce come un questionario, perché ci siamo resi conto che per poter proporre delle idee era necessario prima capire che cosa stavano effettivamente vivendo gli italiani. Ci hanno risposto alla fine in 2000 persone. Che cosa avete riscontrato nelle risposte? Abbiamo riscontrato sicuramente alti livelli di preoccupazione. Alcune domande erano domande aperte, chiedevamo appunto che cosa faceva più paura. Sicuramente uno di questi aspetti era l'incertezza, il non sapere come finirà la situazione economica. Si è visto che le generazioni con più alti livelli di speranza verso il futuro erano quelle degli anziani. Percepivano meno la tristezza, l'emozione di tristezza, mentre questa era molto alta nelle fasce più giovani. Forse perché ne hanno viste tante. Esatto, questa potrebbe essere una spiegazione. Poi a un certo punto, cioè questa era una cosa italiana, a un certo punto si è presentato il mondo. Sì, vero. A un certo punto questa iniziativa ha iniziato ad allargarsi, in realtà quasi da subito. Ci hanno contattato dei ricercatori dalla Spagna e da lì si è un po' espansa in altri paesi d'Europa, quindi adesso è in Francia, nel Regno Unito, beh, ovviamente negli Stati Uniti, dove lavoriamo, ma anche nel Sud America, quindi ci sono 4 paesi in Sud America, in Brasile, Ecuador, Perù e Messico. Dal mondo quanta gente ha risposto? In tutto? In tutto credo sui 5.000. Mi fa qualche esempio delle idee migliori che avete avuto? Beh, una delle idee più interessanti, ad esempio, è quella che prevede di identificare le fake news che riguardano, in questo caso, l'emergenza del coronavirus, e quindi segnalare queste news che sono potenzialmente fasulle o non sono state verificate. Chi stabilisce cosa è fake e cosa non lo è? Questo prevede infatti che ci sia comunque un sistema, un database che raccoglie queste news e che le cataloga, e questo può essere fatto o da enti preposti oppure anche attraverso sistemi di machine learning e quindi intelligenza artificiale. Un altro esempio che è molto utile in questa situazione è quello di un assistente virtuale che può aiutare le persone che si trovano, che devono accedere a servizi medici, quindi a un ospedale o a uno studio medico. È un assistente virtuale che si trova all'interno di una parete, quindi nell'ambiente, e con cui la persona può interagire per fare un primo check-up, e questo assistente può verificare i parametri vitali o la temperatura ed essere certo che la persona può poi accedere al servizio medico senza pericolo. La banca dei favori è un'idea che permette alle persone di scambiare risorse e tempo, specialmente tempo e abilità. Incentivare le persone a restituire quello che ricevono in un altro modo, quindi mettendo a disposizione quello che hanno per qualcun altro che richiede, che ha una necessità e un bisogno. Pericolosissimo dentro casa una cosa del genere, con la moglie. Può essere pericoloso a livello domestico. Senta, questo progetto non finirà con la pandemia. Che prevede per il futuro di Design for Emergency? Magari di cambiare il nome come primo step, visto che molte idee stanno solo rispondendo a dei bisogni che sono sempre stati lì, che però nessuno ha mai indagato, non sono mai emersi in modo così netto, certo. E quindi non sono mai stati al centro dell'attenzione. Quindi voi non ci guadagnate niente, ma in realtà avrete un network di colleghi che prima non avevate. Sicuramente sì, qualcosa che comunque può rimanere attivo e sicuramente potrebbe entrare in gioco anche nel momento in cui si verificano altri tipi di emergenze o altre situazioni che necessitano di una collaborazione a livello globale.